Buongiorno a tutti, è venuto oggi a trovarci Monsignor Jean Zerbo, diocesi di Bamako in Mali. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Ne approfitto di questo passaggio a quel amico per ringraziare tutte le persone che si sono, che hanno fatto, che hanno pensato a aiutare il nostro paese. A Ségou, l'ultima rivelazione, a Bamako, a Kai, il disastro di Kassougasso e di Mopti. Questa rivelazione viene fatta a un tempo dove il Mali soffre molto. Dal 2013 a oggi noi siamo in una situazione di difficoltà politica. Voi avete sentito sempre il problema nel nord, il problema nel sud. E adesso il conflitto che si trova nel nord è così arrivato nel sud. Conflitto fra etnici. La settimana scorsa si è avuto un conflitto fra due etnici, Bambara e Bel. Più di 30 persone uccise. Conflitto fra gruppi, questo è terribile. E dopo questo noi soffriamo di una situazione che è arrivata 2 settimane fa, una sora dedicata ai poveri nel villaggio di Karangasso, a una 50 km di Koutiala, a una centinaia di chilometri di Sikasso capitale, no? Un piccolo villaggio è stato rapito 2 settimane fa. Fino adesso non abbiamo nessuna notizia. Io voglio parlare di questo per dire alla gente di pregare per il nostro paese, perché sono vicende che non siamo abituati a vedere, ma che noi sentiamo così perché di questo paese è arrivato. Adesso il Mali si trova nel centro di questa situazione terribile. Noi fino adesso non abbiamo nessuna notizia di questa situazione. Noi preghiamo per la salute della sua. Noi anche preghiamo per la gente che sviluppa questa mentalità di violenza, perché il Signore stesso si dà la grazia della conversione, anche la conversione di noi, perché si sente la gente dice questo non va bene, noi dobbiamo eliminare questa gente, questo non è bene. È Dio stesso che si può eliminare questa situazione con la conversione. E la preghiera che noi chiediamo anche ai amici, il cuore amico è questa, per la conversione delle cuore. Alla fine del mese noi siamo nel Quaresimo, è il tempo di conversione. Raccomandiamo a tutti i nostri amici di fare di questo tempo un tempo di preghiera. Ogni venerdì abbiamo la Via Crucis e pensiamo a tutte le persone, tutte queste vedove, queste madri che hanno perso questi conflitti, la situazione di questa sora, la sua famiglia, perché veramente Dio stesso dà al nostro mondo la conversione. Penso che questo anche è l'impegno del cuore amici, che l'amicizia diviene per noi tutti non soltanto una parola, ma una realtà che conosciamo da tradurre nella vita concreta. Vi ringrazio anche per tutto.